sulla parte, quella che noi chiamiamo organica, cioè sul perimetro che oggi noi conosciamo e che oggi noi abbiamo senza tener conto delle gare. Prevediamo di investire nei prossimi 5 anni, dal 2016 al 2020, circa 2 miliardi di euro, di cui il 40% sono dedicati alla sostituzione di quelli che erano i vecchi contatori analogici. Vogliamo portare, così come è stata fatta sulla distribuzione elettrica, presso tutti i nostri clienti finali, non solo nostri, sono delle società di vendita, ma presso tutti le famiglie italiane, vogliamo portare il contatore di smart meter, il contatore intelligente. Ad oggi ne abbiamo installati poco più di 1 milione, abbiamo un programma importante, 800 milioni di investimento. Entro il 2018 riusciremo a coprire tutti gli operatori industriali e circa metà del mass market.